si possono trasformare luoghi di periferia, tra virgolette, degradati oppure poco piacevoli, in luoghi invece dove si può sostare in relax e in piacevolezza. Lo si può fare attraverso i murales. Qui con noi abbiamo Simone, che è un artista di questo tipo di arte e che ci spiega intanto i progetti che ha realizzato. Il progetto, parlerei al singolare perché si tratta del progetto Città della Poesia, che è un progetto di resistenza culturale portato in strada, quindi un qualche cosa che va ad affiancare la didattica istituzionale come le università, le scuole in generale, le librerie, eventi tipo quello che potrebbe essere da noi Pordenone Legge, le biblioteche e quant'altro, quindi tutti i luoghi dove le persone sono già propense alla cultura e vanno a frequentarle. Io porto la didattica in strada riuscendo ad intercettare quindi le persone cosiddette normali della strada, questo per permettere anche loro di avere farsi una sorta di bagaglio culturale mediante le opere letterarie che propongo. Quindi non solamente decorazione dei luoghi della città, come vedremo, ma anche una sorta di didattica. Del resto è scritto nella storia, anche le chiese venivano affrescate per comunicare ai fedeli analfabeti quella che era la storia del Vangelo. Sì, su via Riccardo di Giusto c'è un progetto che ho lanciato da circa un anno, che è quello di riuscire a riqualificare un quartiere che non ha forse bisogno di, per le persone che abitano a Udine in provincia, non ha bisogno di presentazione. Io vorrei rilanciarlo come il rione della poesia di strada. Questo secondo me è il piglio giusto che si deve avere per riuscire a cambiare volto a via Riccardo di Giusto. Ecco, e per questo specifico progetto e per questo specifico murales c'è una figura di riferimento che ha fatto da ispirazione a Simone. Qual è? Se parli dell'ultimo murales che ho fatto, ho scelto come soggetto una ragazza che è una mia vecchissima amica fin da quando eravamo all'asilo, ed è una ragazza del quartiere. Io nelle mie opere nel quartiere cerco sempre di dedicarle o comunque vestirle attorno a qualcuno che il quartiere l'ha vissuto. Parlo quindi di Jacopo Capace, che è scomparso circa un anno fa, purtroppo un ragazzo del quartiere, e poi parlo di questa ragazza che è appunto una mia amica. L'ho raffigurata alla finestra, pensierosa, con una frase di Renzo Piano accanto che parla dei sogni delle persone che abitano i sobborghi. Quindi diciamo che i murales che propongo in via Riccardo di Giusto vestono perfettamente quella che è la realtà di via Riccardo di Giusto. Ma com'è cambiato il sentore o la percezione degli abitanti di questo quartiere dopo il tuo murales? Dico la verità, moltissimo, soprattutto dalle persone di cui non me lo aspettavo, sono veramente sincero. C'è stato un parere favorevole e trasversale da parte delle persone che abitano qua, e trasversale è stato anche un po' il dispiacere nel vedere poi queste opere attaccate in maniera abbastanza sciocca. Ci sono stati infatti degli atti di vandalismo, ma sono atti che si superano, l'importante è andare avanti. E c'è un altro meraviglioso murales che si può ammirare non qui nel quartiere Aurora, ma in un'altra zona della provincia di Udine. Tanti, tanti murales, per fortuna, sono tutti murales ad opera letteraria. Io faccio sempre una precisazione, non sono un writer, si dice in gergo, un graffittaro. Io sono un ragazzo semplicissimo, con una cultura media o bassa, che decide di creare un contraltare alla realtà che vive. Quindi se da una parte c'è lo stupidume moderno fatto di reality show, televisione spazzatura e via dicendo, io dall'altra parte propongo un qualche cosa di culturale. Quindi diciamo che è la messa in opera di quella che era una lamentela che diventa concretezza. Quindi portiamo la letteratura come pensiero contrario a quella che è una società che a tanti di noi inizia a stare stretta perché è veramente idiota, secondo me. Raccontaci di Santa Maria la Longa. Allora, Santa Maria la Longa è il paese dove venne scritta Mattina, la più nota, forse anche se sbagliata, Mi illumino d'immenso di Ungaretti, ed è stato il municipio, il comune, la giunta comunale di Santa Maria a volere proprio sulla facciata del municipio una gigantografia di Ungaretti con la poesia, la data, i riferimenti quindi della creazione della poesia.
un bellissimo lavoro che mi ha dato molta soddisfazione a me e mi ha lasciato molto sorpresa la risposta della comunità di Santa Maria la Longa, che pur essendo molto piccola ha dato una risposta che veramente neanche la lontana mi sarei aspettato. Tra l'altro Santa Maria la Longa ha comunque una tradizione di immagini alle pareti delle case che riportano con delle scritte esplicative quella che è stata la storia antica del paese, quindi spazi rurali che poi si sono trasformati in parte nel tempo e che vengono riproposti attraverso queste foto donate dalla comunità locale e appese nei vari punti del paese. A questi adesso si affianca il murales di Simone sulla poesia notissima di Ungaretti. E quali sono altre tue opere realizzate in provincia? Per fortuna inizio a perdere un po' il conto perché iniziano a essere abbastanza. Ho iniziato con Céline, che per me è il migliore scrittore del Novecento, ma secondo Bukowski, che peraltro ho raffigurato come ultimo soggetto letterario, Céline era il miglior scrittore degli ultimi 2000 anni. Spazio anche a Baudelaire, un altro francese, così come Jacques Prévert, Marina Svetaeva, Sylvia Plath, Pasolini, Marinetti, quindi si spazia anche i friulani, Cappello e Giacomini, si spazia in lungo e largo in giro per l'Europa esaltando quella che è stata la più grande letteratura del nostro continente. Non sono tutti, perché ripeto, poi adesso inizio a fare fatica a ricordarli tutti, ma saranno ancora di più, questo è importante, ed è importante che si capisca che io cerco di dare un contributo culturale a una città che a settembre lancerò l'idea, vorrò promuovere come la città per eccellenza, la città della poesia per eccellenza in Italia. Ecco, parlando sempre di Udine, non si può non ricordare i murales della zona di Via Aquileia, una particolare area che aveva una problematica di microcriminalità. Gli abitanti si sono uniti, hanno fatto un concorso e adesso tutto un sottopassaggio è stato decorato con i murales che rendono piacevole il passaggio e divertente, insomma, anche naturalmente ammirare questi dipinti. Non è l'unico paese, quello di Udine, la città di Udine, a dedicarsi ai murales, il primo a affidarsi a questo tipo di arte per promuovere il turismo, per valorizzare la località, è stato Bordano. Bordano è il paese delle farfalle, sulle abitazioni delle case infatti ancora oggi si continua a dipingere, chiamando artisti da tutto il mondo, il mondo delle farfalle. Naturalmente quello di Simone è un progetto diverso, ma è sempre legato alla pittura delle pareti, delle case, ma non solo delle case. Serrande e muri principalmente, quindi io faccio anche quadri o interni casa. Chiaramente il progetto di Città della Poesia riesce ad avere la sua espressione massima nel momento in cui riesce a portarsi fuori dove può incontrare le persone. Questo significa riuscire a mettere a far incontrare le persone, come dicevo prima, normali, con una medio-bassa cultura o addirittura nulla, con quella che è la letteratura. Faccio un esempio: mio padre è camionista, che ho la terza media, ha sempre detto io non sapevo chi fosse Céline, Louis Ferdinand Céline, autore del Viaggio al termine della notte, fin quando tu non l'hai realizzato. Quindi Città della Poesia in questo senso qui fa centro col suo obiettivo, quando una persona riesce ad ammettere di avere una conoscenza in più grazie alle opere che incontra. Che cos'è che ti ispira nella realizzazione di queste opere? La bellezza delle frasi, io parto tutto da lì, poi cerco di... io colleziono, diciamo, le riporto su una agendina personale le frasi, le poesie che a me piacciono di più e poi cerco di presentarle alla città, non scadendo soprattutto nel banale. Qualche volta l'ho fatto, magari come nel caso di un Pasolini, però cerco, o di un Baudelaire, che sono nomi altissimi. Già un Céline, una Sylvia Plath, una Marina Svetaeva sono soggetti poetici secondo me meno conosciuti, quindi rafforza il concetto di volontà di fare didattica, insegnamento culturale, il fatto di portare dei poeti che sono meno noti al pubblico, quindi tra una Sylvia Plath e una Alda Merini propendo per la prima. Questo progetto ti ha portato anche fuori dai confini dell'Italia?
Esatto, prima a Brescia, quindi dai confini del Friuli, ma poi a Klagenfurt, dove ho disegnato insieme a Ungheretti, aveva il primato la Bachmann, appunto, che è la poetessa locale di Klagenfurt, è molto amata in tutta l'Austria. E fino a quel momento il primato ce l'aveva lei, poi è arrivato Ungheretti, e stiamo parlando di un soggetto di 4 metri e mezzo con una frase in austriaco, quindi c'è anche un po' la trasmutazione della lingua, a seconda di dove arrivo porto il linguaggio locale, perché è un progetto che si può adattare benissimo ad ogni angolo del mondo, ecco, senza essere troppo ambiziosi, però giustamente si deve far capire alle persone che cosa stai facendo. Ecco, normalmente l'attività di murales è legata alle grandi città, alle conurbazioni urbane, no? Dove ci sono grandi spazi. Il Friuli Venezia Giulia, come sua conformazione, è più piccolo, parcellizzato come territorio, ma comunque secondo te si presta lo stesso a questo tipo di offerta culturale? Si presta meglio che città come potrebbero essere Roma o Milano o Torino. Io preferirei lavorare su città più piccole, perché si riesce più a far passare il messaggio di concentrazione poetica. Ci sono città che sono troppo dispersive e hanno un livello di rispetto pari allo zero. Io da poco sono stato a Roma, ho visto una città completamente imbrattata. Già questo può succedere nella mia città, figuriamoci in città più grandi. Quindi un progetto come Città della Poesia si adatta bene al piccolo centro. E soprattutto io non voglio omologarmi all'artista delle periferie, riqualificare la periferia. Io preferisco addirittura lavorare nel centro storico, perché riesco ad adattare graficamente e quindi renderli armonici i miei lavori nei contesti del centro storico. Mi interessa portare in qualsiasi angolo indistintamente il messaggio della letteratura, quindi che sia via Riccardo Di Giusto, che sia Piazza San Giacomo, per me non fa nessuna differenza. Allora, buon lavoro a Simone e andremo ad ammirare i suoi murales.